Eh già ragazzi, queste sono le nuove skin dei Puffy su Stumble Guys. E non vedo l'ora di sbloccarle tutte. Ovviamente le potete anche shoppare all'interno del negozio oggetti, oppure sbloccarle attraverso il loro torneo. Iniziamo subito a giocare il torneo dei Puffy, ragazzi. Non conosco questa mappa, quindi dovremmo stare molto attenti, credo. Non ho la minima idea di quello che devo fare. Però se devo dirvi la verità, per adesso sembra essere davvero davvero molto semplice. Cioè, non sta succedendo niente, ok, sono stato risucchiato in alto. Non so che cosa sia, ragazzi. Sincero, non sto capendo. Però va bene così. Cioè, che ci importa? L'importante è che riusciamo a qualificarci in qualche modo. Non so qual è il modo, sinceramente. Però vincendo questa partita ci dovremmo qualificare per un'altra partitissima. E qualificandoci per le partite dovremmo riuscire a sbloccare le nuovissime skin dei Puffy su Stumble Guys. Ma dove vanno i polli? Ma perché ci sono dei polli che vanno qui? Ma che cosa sta succedendo, ragazzi? Ma che cosa sto vedendo? Io non ho mai visto una roba del genere. Ma che fanno le macchine? Ma perché sbandano? Ma che sta succedendo? Ma quando si qualifica? Ma perché è così lunga questa modalità? Non la sto capendo. Fatemi sapere nei commenti se l'avete già provata. Io sto cercando di capire, se entro qui dentro un'altra volta. Ma raga, quasi quasi conviene entrare in questi cosi. Scusate, avevo delle vite, ok, non lo sapevo. Cerchiamo di capire meglio come funziona. Quindi abbiamo 5 vite a nostra disposizione, ok. Quindi io sono riuscito a finire più di 5 volte all'interno di quei camion, ma sono davvero davvero poco abile, ragazzi, in questi giochi. Allora, va bene, comunque dovrebbe non essere un problemissimo sopravvivere. Cioè, in realtà ce la dovrei fare tranquillamente senza problemi. Non è così difficile sopravvivere per i primi minuti. Cioè, devo cavarmela, ok? Perché voglio sbloccare assolutamente i Puffy. Guardate che carini, i puffetti, ok, che carini. Però dobbiamo stare comunque attenti. Perfetto, saltiamo. Siamo vivi e stiamo facendo una bella partita questa volta. Non sto cadendo, sto riuscendo a fare tutti i livelli in tranquillità e soprattutto senza che nessuno mi rompa le scatole. Però è arrivato il vostro momento di lasciare un mi piace e ovviamente iscrivervi al canale se volete trovare tutte le skin dei Puffy oggi. Le trovate tutte. Se voi lasciate un mi piace e vi iscrivete, troverete tutte le skin dei Puffy oggi, tutte quante. Comunque direi che abbiamo ancora 5 vite, quindi stiamo davvero andando veramente veramente bene. Qua dobbiamo saltare questi cosi. Ok, facilissimo per adesso, eh. Oh, no. Non ci può prendere. Non ci può prendere il camion. Ok, schiviamo tutto. Stiamo schivando davvero di tutto, raga. È davvero diventato divertentissimo. Adesso che ho capito che non devo prendere i camion, ma semplicemente devo evitarli, perché prima ci andavo dentro di proposito. Invece adesso ho capito e mi sono qualificato. Allora, abbiamo capito che nel torneo dei Puffy a Stumble Guys piace mettere le mappe con le macchine. Non so per quale motivo. Però a noi va bene così. Siamo rimasti in 8. È una fase molto complicata della partita, se posso dire la mia. Però in teoria anche qui dovremmo non avere problemi a qualificarci. In teoria si faranno fuori tutti da soli, noi rimarremo vivi e non ci saranno problemi, giusto? È così che funziona, vero? Cioè, dovrebbe funzionare così in teoria. Qua saltiamo l'ostacolo, continuiamo i nostri salti in avanti, ragazzi, e speriamo di sopravvivere e arrivare in finale, perché voglio ottenere tutti i premi gratuiti di oggi. Dai che qualcun altro cade, sì. Ne è caduto un altro, ragazzi, godo. L'importante è che non cado. Io ho qualificato per la finale, questa è una buona notizia. Block dash senza fine. Block dash infinito mi piace come modalità. L'unica cosa è che è davvero davvero difficilissima contro questi player, perché saranno tutti fortissimi. Abbiamo anche il giocatore che si chiama Io Napoli. Attenzione, c'è uno di Napoli, ragazzi. Poi abbiamo questi qui, oh mio Dio, sarà difficilissimo. Vabbè, l'importante è esserci arrivati in finale, ok? Non era così necessario vincere, giusto? Però ormai in finale ci siamo arrivati, quindi proviamo quantomeno a fare meglio possibile, cercare di arrivare almeno tra i primi tre. Non vorrei dire cavolate, ma tra i primi tre dovrebbe essere super super fattibile. Quindi cerchiamo di rimanere fuori dai guai e soprattutto cerchiamo di essere più tranquilli possibili, perché voglio assolutamente ottenere la skin dei Puffy. Voglio i Puffy su Stumble Guys. Ok, adesso si sta iniziando decisamente a fare più difficile. Dovrei essere morto? No, ok, sono ancora vivo, ma per poco. Sono ancora vivo, ma per poco, non ci credo. Sono caduto, vabbè, dai. L'importante comunque era arrivare in finale. Adesso andiamo a vedere i premi che ci hanno dato, che dovrebbero essere tanti. Infatti abbiamo ottenuto 40 Puffy e un sacco di missioni. Andiamo a riscuotere, prendiamo anche i puffetti. 150 Puffy e un sacco di robe. Raga, oh mio Dio, abbiamo ottenuto un sacco di cose. Aspettate che dobbiamo ritirare tutti. Abbiamo altri Puffy di qua, riscattiamo i Puffy, sì, così. Se andiamo nel negozio, infatti, il nostro saldo sarà di 205 gettoni Puffo. E avendo fatto solo all'incirca due partite,
partite direi che non è male, perché con 200 gettoni si può quasi comprare un po' di skin. Cioè, nel senso, vedete, potete comprare questa quasi. Quindi dai, ci sta alla fine. Non so che cosa sia invece questo regalo gratis, ma noi lo andiamo a prendere, ragazzi. Non so che cosa ci abbia dato. E andiamo a fare anche un bel giro di ruota, sperando nella skin speciale, dato che non ci capita mai in questa ruota. Io spero che in questo video finalmente ci andrà a capitare una speciale. E ovviamente no, ovviamente no, ovviamente no, ci capitano 5 gettoni. Ho fatto caso adesso che possiamo girare anche la nuova ruota di Halloween per sperare di ottenere qualche skin anche qua. Andiamo a fare due giri della ruota di Halloween, che manca poco ormai a Halloween, ragazzi, ci siamo quasi. Leggendaria, ok, perfetto, bellissima questa, ragazzi. E andiamo a vedere che cos'altro ci capita, perché sono stracurioso di vederlo. Epica, ok, questa è un po' meno carina, però ci sta, raga, dai, non ci lamentiamo. Giochiamo di nuovo, ragazzi, perché voglio sbloccare Puffetta, sì. Il mio obiettivo è sbloccare Puffetta adesso, ok? Quindi devo andare assolutamente a riscattare le mie... No, no, non posso perdere già una vita. Invece sì, ho perso già una vita, cacchio. Questo è una brutta partenza, ok? Dobbiamo fare con molta tranquillità questi salti. Tutti tranquilli. Non crepiamo, per favore, ok? Cerchiamo di non crepare, raga. Voglio sopravvivere il più possibile, perché voglio sbloccare, come avete visto, più skin possibili. In teoria ci basta qualificarci per il prossimo round e dovremmo già ottenere qualcosina di interessante. Ma adesso lo andremo a vedere, tranquilli. Dai, voglio qualificarmi in fretta, veloce. Signor Stumble Guys, fai eliminare tutti gli altri, per favore. Voglio sopravvivere solo io. Devo rimanere solo io vivo in questo round, ok? Devo essere l'unico a rimanere in vita, perché sono troppo forte. Voi che ne pensate invece di questo aggiornamento dei puffi su Stumble Guys? Fatemelo sapere nei commenti. E mi raccomando, ricordate il mi piace, che chi non lo lascia, ragazzi, è un tacchino. Io ve lo ricordo sempre qua. Siamo morti, va bene. Abbiamo solo due vite, ma siamo qualificati. Ok, siamo qualificati anche alla finale, probabilmente, perché mancano solamente due persone che cadono e siamo qualificati. Vi prego, cadete, però non voglio essere io quello che cade, per favore. Vorrei non essere io il prossimo che cade, sinceramente. Dai, ne manca solo uno che cade e ce l'abbiamo fatta. Qualificati, perfetto. No, mi hanno dato un pugno e mi hanno buttato fuori appena iniziata la finale. Ma non ci credo, che brutto così. Brutto fino a un certo punto, perché posso riscattare tutti i miei premi dei puffi e si gode. Allora, andiamo a vedere quanti puffi ci danno. 150, ok, iniziano già ad essere un bel numero. Andiamo a riscattare tutte le altre ricompense. Ok, qui ho visto altre ricompense gratuite. Di qua ci sono altre ricompense, perfetto. Qui altri 10 funghetti, 10 puffetti, perfetto. E da quello che ho capito adesso abbiamo abbastanza puffi per comprare nulla ancora. Ma dai, non ci credo, 400 puffi, non ci posso comprare nulla. Beh, vorrei dire che il grande puffo arriverà nel nostro account, ma in un prossimo video, perché per adesso non siamo riusciti a sbloccarlo ancora. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille a tutti per la visione. Ciao ciao.